clip and it's one. Manco tu, ma non si può alzare un momentino? È già al massimo. Sta al massimo, lì là sta al massimo. Il ragazzo che viene qui... Ma pure tu che ti metti a stirare, scappo sempre da stirarti, stiro ogni momento. Visto che dobbiamo stare qua dentro, approfitto. Guarda qua, guarda qua, sentili là. Senza scorta. Calmati più, calmati. No, non mi calmo. Che cambia qualche cosa? Ma come? Mi hanno esiliato dentro casa mia. Mi stanno a rompere le orecchie con sta musica infernale e mi sfottono pure. Nessuno ti sfotta. Sì, mi sfottono, mi sfottono. Adesso quando sono andato da là a chiedergli che disco è, figlioli. Sai che mi hanno detto? I Duran Duran. Lo so che so i Duran. Non so ancora rincoglionito fino al punto che mi se ne ripetere la stessa cosa tu. No, è un gruppo musicale che si chiama proprio così, Duran Duran. Bene, meglio, bene, parlo dei balbuzienti, Duran Duran, tu, tu, ra, ra, ra. Quanto potrà durare? Glenda dice che sono fortissimi. E come la cedo? Senti un po', a proposito, dato che tu hai questo grande dialogo con tua figlia, mi vuoi spiegare perché stasera ha radunato dentro casa nostra sta banda l'adoratore dei balbuzienti? Perché la festa del suo onomastico. E chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto a te che il suo onomastico non esiste, Santa Glenda? Non c'è sul calendario. E mica è colpa sua, ha diritto pure lei a una festa di onomastico. No, no, non ce l'ha, te lo ridico. Vale guardare, non c'è Santa Glenda sul calendario. L'ho scelto apposta per risparmiare sugli onomastici. Chiaro? Look up, people. Here I come. Moving and grooving to the jungle book. Well, I made the name around the world. And that became a really famous goal. Africa to the USA. Oi, dico, ma che te parli? Di stare a casa tua? Sì, papà. Perché? Chi ti aveva riconosciuto? Matteo, ma come ti sei vestito? Lo so. I pantaloni loro sarebbero stati meglio, ma mi stavano un po' larghi. Questi sono un po' smossi, eh? Ci pregoni un po'. Ha parlato il paninaro pentito. Ah, papà. Io non sono un paninaro, io sono un rockabilly. E che roba è? Noi, i paninari, li schifiamo perché sono troppo attaccati ai beni di consumo. Certo. Noi rockabilly schifiamo gli orfelli perché ci ispiriamo al mito del grande Elvis Presley. Che fate voi altri? Schifiamo gli orfelli. Ma che sono sti orfelli? Gli orfelli! Ma tu, papà, scusa, sai, ma non puoi capire. E ti ringrazio tanto, figliolo, che mi dai anche del rimbambito, ma te li schifo io, orfelli! Pronto, si sopra. Ari è andato a dormire troppo presto. Ma sta tranquillo, che lo so. Ce lo so che ora è. È l'ora di schifare gli orpelli. Senti, dove eravamo rimasti con te? Gli orpelli. A staldezza presso a fuoco? Sì. Sei sicuro? Mm.
chiude. Fioli, buonanotte, le feste sono belle quando sono corte. Ma fai di una cosa, scusa, ma che qui ce l'hai in mezzo alla strada? C'è stronchi la serata? Ma che stronco, ma chi lo stronca? Oh, ci vediamo il prossimo Santa Glenda, che come sapete si festeggia come l'anno santo ogni 25 anni. Adesso andate a casa, che aprite la porta, uscite, che i genitori fanno il pensiero. Ci vediamo il prossimo Santa Glenda. Tornate presto. Ragazzi, andiamo tutti a Misteria. Tornate presto, scusateci. Chi sei? Che ti frega te? Ma sei almeno un invitato? No, sono un imbucato. Senti, imbucato, la festa è finita, vai a casa che ti aspetta i genitori. Oh, perdon! Ma che perdon? Un ciuffolo? È la camera mia! Aria, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Oh, ma avete sentito? Piccicosi! Le scene a luce rossa, andatevene a fare sui letti di casa vostra! Papà! Glenda! Insomma, potevi almeno bussare, no? Scusami, che ne sapevo che eri tu? Beh, adesso lo sai, che c'è? C'è, che vi volevo avvisare che gli altri sono andati via. Come se ne sono andati? E quando? Sto momento! Accidenti! Tu stavi a letto come figlio! Papà! Sta zitta! Se ne devi sparire come un lampo! Cioè, non mi sembra mica un atteggiamento molto democratico al limite, eh? Tu sei quello imbucato del bagno? Hai fatto? Sì. E gli altri? Sono andati tutti a casa, ci mancavi solo tu. Ecco. Uno. Ti saluto. E ci vediamo. Angela, in camera mia, sul letto mio, c'era tua figlia con uno. Guarda che il letto è pure mio e la figlia è pure tua. E chi era? Un antipatico, ma così antipatico, aiutami a dirlo che da solo mi pare poco. È carino. Ma che carino, di chi? Di chi? Magari a Glenda piace. No, credimi, non può essere. Guarda, è uno peggio, ma molto peggio di quello del mese scorso. Addirittura? Non faccio l'esagerato a dirti che è peggio di quello dell'anno scorso. Non è stato no, è la Santa Marinella. E che è questo? Un mostro? Come antipatia lo sopera. Sì, eccoli che stanno per venire. Fai finta di niente. Allora si può sapere perché se ne sono andati tutti all'improvviso? Non è che li hai cacciati via tu, paparino? Glenda, non parlare così a tuo padre. Allora è vero. Aveva telefonato quell'ignorante dell'ingegnere del piano di sotto. Che volevi? Vedevi andare in galera per disturbo alla quiete pubblica? Nessuno va in galera per disturbo alla quiete pubblica. Io ce vado, filato. Se metti caso, l'ignorante del piano di sotto telefona al 113, io sono il primo a andare in galera per la gloria di Santa Glenda, martire e paninara. Che dici, ritroviamo tutti all'Isteria? Beh, ci proviamo. Ah, ho lasciato la borsa e la giacca di là, me le prendi per favore? A palla. Che ha detto? Cioè, ho grifato, me lo sono scrociato sul letto e mi sono sdrumato un braccio. Ti fa male? No, lo sai che sono un capo. Allora andiamo. Ciao mamma, bye bye papà. Che ciao, che vai, dai babbo e mamma qua. Ma hai visto che ora è? Amore, fa un pezzo. Un pezzo di che? Che ne so, un pezzo. Ma come parla questo? Che vuol dire fare un pezzo? Un pezzo? Ehi. Fare una scenata, dico bene. Ah, ecco, e quello che ha brontolato prima? Ma papà, ma quante cose vuoi sapere? Visto che non so chi è, né come si chiama, né che targa c'ha, voglio sapere almeno come parla sto vecchietto qui. E come vuoi che parla? Come un cristiano, no? Ah, parla come un cristiano, eh? E io come parlo? Come un musulmano? Ciao, zio. Come un musulmano parlo io? Sì, musulmano. Chiama il musulmano, sì, come? Vale, chiama. Chi è? Oh, ecco, per chiarire ogni cosa ci mancava solo il cognato deficiente. Ah, perché non un cognato spiritoso? Vieni qua, senti, cognato spiritoso, deficiente, sottospinto. Ti sei ricordato di avvisare la vigilanza notturna del negozio? Ancora. Torito. Ti sei ricordato di avvisare la vigilanza notturna del negozio? Ah? No, non è possibile, costi 78 prima di non capire. Ma lo sai che da piccolino ha avuto l'otite bilaterale e ogni tanto gli si intubano i timpani. I timpani gli si intubano quando non può rispondere questo. Non c'hai pazienza.
Giacomì, hai mangiato? Una pizza per madrecina. Ma... E li vuoi due spaghetti? Magari, guarda, magari. Aglioli e peperoncini? Bravo, bravo. Dubito te li vado a fare. I timpani gli attraversa. Così. Senti qua, Giacomino. Guardami qua. Lo guardi qua, guardami sui labbri, qui. Ti sei ricordato di visare la vigilanza notturna del negozio? Ah? Questo mi fa piangere il gasto. Ho trovato il libro che volevi. Oh, grazie signor Sigismondi, ma ieri sera ho visto il film in televisione e so già come va a finire. No, no, è che gli riapro il conto. No, è un omaggio per il nipotino, quello lì, eh. Ah, sei arrivata. Scusa, signor Brandacci, ma c'era un sacco di gente. Vabbè, non te la pia, non te la pia. Guarda, la signora devi pagare, vedi un po' tu. Vi tratta bene i suoi dipendenti? No, è che la ragazza insiste per farsi la macchina. Dico, ma prima ci vuole la patente. Prima la patente e poi la macchina, no? Ma siccome occorre il sacco dei documenti, la catasta dei timbri, dei bolli, dei versamenti, le cose sono due. O la mandi all'anagrafe a farseli o non si compra più la macchina. Io onestamente, signora, non me la sento di mandare sul lastricato Agnelli Gianni. Arrivederci, signore. Giacomo! Sì, c'è. Stavo. Giacomo! Scontrina! Stavo servendo la signorina 12.000 alla cassa, grazie. Ecco fatto. Oh, aspetta, ma che cosa le possiamo servire? Non so che cosa prendere per cena. Perché non fai assaggiare la signora Cimarelli quel prosciutto crudo che si squaglia in bocca, signora, come un burro? Parola di Pio Brandacci. Eccolo qua, è proprio una meraviglia, signora. Se non te la smetti tu di fare la corte a tutte le servette che entrano in negozio, entrano. Io te faccio in due pezzi, te faccio guarire e spezzi in quattro. E che è colpa mia se quelle vogliono venire in Italia, si vogliono sposare in Italia, ci stanno subito. Tu non ci stai subito per te fare desiderato? Già li vedi i titoli sui giornali. Celebre salumeria suppe la cassa al centro dello scandalo. Il cognato della vergogna seduce e corrompe le servette straniere e le abbandona. Facci attenti tu, signore, ecco qua, glielo faccio assaggiare. Senta come si scioglie in bocca, senta come se facciamo. È la bontà, la bontà. Facciamo altri duetti? Bastano duetti, grazie. E che altro? Un pezzetto di formaggio. Molto bene, serve lui. Penso che va bene, mentre è fatto il svizzero. Oh, purtroppo. Abbiamo il dottor De Caro, che cosa possiamo servire, dottor De Caro? Uno spumante per una cenetta intima con gli amici. A lei, dottor De Caro, sempre con queste cenette intime con gli amici, allora ci vuole soltanto un president reserve recadona. Guardi, il libro potrei farglielo trovare fra un paio di giorni. Mi dispiace, mi serviva subito, però per un'altra volta. Buongiorno. Buongiorno. Dove vanno gli affari? Affari. Bravo, chiedere con le molle dell'allegria. Ma perché non chiudi sta baracca mobile qua? Ma chi vuoi che ti interessi più di tempi libri e per di più usati? Te lo sai lì? Ma vendete tutto e fate a divertire più distante che poi. Sì, ma c'è il negozio. È un negozio, guarda, tutto perché siamo buoni vicinati. Per venirti incontro, in 448 te lo potrei rilevare io. Ma sì, ti potrà dare una buona uscita, una cosa giusta. Te lo dico, proprio per venirti incontro che siamo buoni vicinati. 100 milioni? Sì, l'allero, cala Sigismondi, guarda qua. Sull'unghie, 50 milioni, te ridò in contanti e fai un affare doppio. Oh, che tu 100 milioni mi daresti, sono anni che sogni te ingrandite. Io, te, vedi, ti sbagli anche te grosso, lo sai, sì. Intanto io sto negozio lo lascio solo coi piedi davanti, ma per quel tempo tu sarai già del lato ad aspettarmi. Guarda un po', tiè. Che fai, le corna? Ti pare che sono un tipo che fa le corna di nascosto, io? Se mi trovo le dita in un certo modo, te le faccio qua, alla luce del sole. No. Te saluto con le cornette arricciate. Ciao, bello. Vedrai che cede. No, quello mi odia. Te porta a casa? No, prendo l'autobus. Ma no, che non te odia. Accompagno con la macchina, fai prima. Quello mi odia e mi sfotte pure. Vado a farmi la ceretta. Ma se sei tu che lo prendi di petto. Vabbè, ti accompagno a fare la ceretta. Mariandro, quello il negozio non lo molla. No,
No cosa? No, non mi accompagnare a fare la ceretta? O no, quello il negozio non lo molla? Vedrai che quello il negozio lo molla. Sarà. Eccola qua, la bella famiglia Brandacci tutta riunita. Tuo fratello che ha già mangiato. Poverino, è dovuto uscire di corsa perché aveva un impegno molto importante. I Violi che non si vedono mai, ma perché l'hanno piata sta casa? Per un albergo. Magari, almeno in albergo li vedano al momento di pagare il conto. Pi, e mica vuoi fare pagare a tuo cognato e ai tuoi figli? La mezza idea me la stai a dare, guarda un po'. Pronto? Glenda, sei tu? Guarda che qua è pronto. Sì. Guarda che papà è... Sì. Guarda che papà è molto arrabbiato. Sì. E guarda... Passami l'ambola, signorina. Pronto, Glenda, so io, tuo padre. Sta zitta, ascolta. Te ordino di tornare a casa immediatamente. Viene? Non lo so, aveva già riattaccato. Allora non ti ha detto niente? Aveva messo giù già essa. Non ti ha accennato a niente. Che mi devi accennare? Alla sorpresa. Ah, ce ne siamo con le sorprese. E stati calmo, stati calmo, perché può darsi che questa volta non è niente. L'ultima volta che ha parlato di sorpresa era stato che si era rotta la gamba col motorino. Però la prima volta era perché aveva trovato un povero cane abbandonato. Sì signora, che con un mozzicotto e ha fatto, che gli ha fatto? 7 punti più l'antirapica. Però c'è stata pure quella volta che ha preso 8 in chimica. No, si era bruciata con l'acido, 8 giorni d'ospedale. Questa è essa. Vabbè, non parlo esagerato. Io non sono esagerato, io sono terrorizzato. Ma perché uno deve mettere al mondo i figli in un certo modo e poi loro fanno del tutto per cambiarsi in peggio i connotati? Ti vado a prendere un tranquillante. Ah, devono far tagliando come le macchine. Angela, tu m'hai partorito tuo figlioli ancora in rodaggio. Ancora! Non fa un passo che te stacco la testa, pago te ne accorgi. Papà, non mi riconosci. Matteo, sei tu? Guarda, ho pigliato per un ladro di quelli di oggi. Che palle, papà! Ma come ti sei incontrato? Ho capito che per me essere Rockabilly era solo una pagliacciata. Ma non fa che mi dici. Sicuro, papà, guardiamoci negli occhi. Ma lo sai che ero l'unico Rockabilly di tutta Roma. Guarda un po', e gli altri sono tutti. E poi, siamo sinceri, ma che me frega a me di Elvis Presley? No, invece a me un tantino ancora me frega quello. Mentre come metallaro mi sento completamente realizzato. Fiolo, allora in famiglia possiamo stare tutti tranquilli. Tranquillissimi. Oh, senti, metalmeccanico. Metallaro, papà, metallaro. Metallaro e metà figlio, lo so. C'hai notizie di tua sorella? No. Sai dopo essa andata a finire di tutt'oggi tua sorella? No! Ce lo sai che c'hai una sorella almeno? Uffa, papà! Uffa, un corno di 3 metri indorcinato qui intorno! Da quanti giorni, con calma, da quanti giorni non vedi tua sorella? 3, 7, 15? No, perché nelle altre case, figliolo, gli altri hanno un bagno solo, uno, e ogni tanto la gente si saluta, si vede. Qua vanno gli altri, abbiamo 3 bagni, 3, e è un miracolo quando di sfuggita ci salutiamo con l'ombra. Sai che facciamo, figlio, una bella cosa? Cominciamo a spedirci delle cartoline illustrate, così col funzionamento delle poste ci perdiamo di vista del tutto e di noi anni non ci saprà più niente di niente. Hai finito, papà? No, dimmi, sta zitto. Come ci vai a scuola? Perché a scuola ancora ci vai, no? Sì o no? Se non mi urlare così che mi rompi i timpani! Non so tuo zio io! Oh, che bella casa! Linda, è tua! Carino! 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 No! Despressa! Zitta, un po'! Camarona mio! Tutto, fermi un po'! Ma che te porti le donne in casa mia? Oui. Sbatto, quando mi ha sbattuto, guarda che male queste va là. Io ho diritto alla mia sfera sessuale, chiaro? Che sfera c'hai tu? La sfera sessuale! Io! Che è successo? E Dio! Chi? Glenda! Tutta? Sì. Sana? Sì. E perché piagni? Ti vuole sposare! Chi l'ha messa incinta? Papà, non sono incinta! E allora perché ti vuoi sposare? Perché sono innamorata!
Vai a una bella furga, domani gli passa ogni cosa. Papà, non sono una ragazzina. C'hai una casa tua? No. C'hai un lavoro? No. C'hai i quadrini in banca? No. Chi te mantiene allora? Tu. Dagli una furga doppio. Io mi sposo e faccio quello che voglio. E se io metti caso non voglio? Tanto sono maggiorenne e se voglio mi sposo quando mi pare. Commendatore, la macchina gliel'ho fatta perfetta. Pino, per la mancia facciamo tutto un conto dopo. Va bene, commendatore, grazie. Dove te lascio a te? E dove vuoi lasciarmi? All'università, no? Monda. Papà, mi è finita la benzina al motorino. Mi dai uno strappo a scuola? Monda pure tu, dai. Guarda così, sono le 8:30 passate e non si vede né l'uno né l'altra. E lo sanno quando ci tengo per la puntualità della cena. Mai una volta che te fanno contenti sti figli, mai. Lui sempre puntuale a tavola, che lo sposta. Glenda sicuramente sta col ragazzo, quello che se la vuole sposare. Ma con quale ragazzo? Se vuole sposare non sappiamo manco come si chiama? A te te l'ha detto il nome? A me no, a te sì. Ma manca a me, ma queste sono cose, sono confidenze da donne. Io tengo paura che si tratta di quello là della festa di giovedì scorso. Qualo? Quello antipatico col naso otturato che quando parla con la bocca qua ci vuole un consulto col vocabolario da deficienti per capirlo un tantino. No, te sbagli di grosso, figliolo. Mia figlia assomiglia troppo a me, da troppo buon gusto per sposasse uno scorpanetto in letargo lì. Ma tu conosci tua figlia? È presente, me la un po'. Ma ti rendi conto che non sappiamo manco come si chiama? Si chiama Ricky. Ricky? Ricky, papà. Ah, Ricky, che bel nome. E di cognome come fa? Perché ce l'avrà un cognome attaccato al nome suo. Certo che ce l'ha un cognome. Si chiama... Arredi? No, cioè... Arrendi? No, aspetta. E chi si muove? È stato in casa qua. Stava a cavallo, non conosce manco il cognome. Ma sì che lo conosco, è che adesso non me lo ricordo. Una volta me l'ha detto, ne sono sicura. Eccolo, Araki, forse. E questo signore Arachide che fa? Le noccioline americane? Presentalo a tuo zio, gli può far comodo, sai. Fa... Studia, lavora. Sapete che non lo so. Non lo sa. Per colpo, non lo sa. Non lo sa. E mangia che si fa freddo. Veramente, mamma, ho già mangiato fuori in paninoteca con Ricky, grazie. E i genitori? Perché ce l'avrai i genitori, nostro figliolo? Un paio, uno, un'ombra di genitore. Che spiritoso, papà. Certo che ce l'hai i genitori, solo che non li conosco, non li ho mai visti e non so cosa fanno. Contento? Da schiattare. E tu che ne dici? Io so solo che Ricky è bellissimo, che balla come un dio e che mi vuole sposare. Ostre, quanti sforzi fa, eh? E noi lo conosciamo? No, non credo proprio. Visto? Sei servita con i guanti bianchi. Pensa che tua madre qua stava insiste che era quello della festa di Santa Glenda. Quale? Eh sì, quello che stava con te in camera nostra la sera della festa. Ah sì, è proprio lui. Allora l'avete conosciuto, non è stupendissimo? Ecco qua. Sono arrivato nel bel mezzo di una crisi. Sentite, fare questa allora di tornare a casa, metallurgico. Fare questa allora di tornare a casa, metallurgico. Metallato, papà, metallato. Cambia disco, con te parliamo dopo. Senti qua tu, pretendo, ripeto, pretendo che questo Ricky, come accidentaccio si chiama, questo Johnny Travolta col cerchietto di santo zeppato in testa, questo figlio di tutti per uno, uno per tutti, pretendo, voglio che venga qui a casa mia a chiedermi la mano ufficialmente, qui, da me, preciso. Papà, non si usa più. Con me si usa. Perché se gli vuole bene fino al punto di volerla sposare, faccia un piccolo sforzo. Se non c'ha la puntina d'ernia, deve lì a chiedere la manina qua, sua. Perché vuoi che quello venga qua a chiedere la mano di Glenda? Così gli posso rispondere. Questa è proprio una meraviglia, signora. Ecco, a lei, signora. Ecco qua, un momento. E grazie, stiamo sempre qua noi altri. Signor Brandacci. Dimmi tutto, cara. La signora avrebbe bisogno del solito piacerino. C'hai i contanti per cambiarlo, giusti?
No. Allora vengo io, un momentino, per la signora Farelli. Bene così, signor. Mo se manca a te, simpaticona. Quant'è, signora Bella? Le solite 300.000. La ringrazio, signor Brandacci, è sempre così gentile. Ma è un dovere, è importante, ma scherziamo. Ecco, come piace, 100, 200, 250 e 300, stanno a posto. Grazie. Ecco. Quanto pago? 50. Oh, è firmato, signora? Sì, sì. Più regolare. Scontrino. Grazie. Arrivederci, signora. Arrivederci, signora Panelli. Che sbatti, ma che te sbatti? Lascia la cassa aperta in casa e non sbatti. Ma lo scontrino fiscale. Ma dico, ma sei fissata con sto scontrino, sempre con sto scontrino fiscale. Ma dimmi un po', per caso sei fidanzata con uno della finanza, eh? Varemengo, Pio. Lascia perdere, ma che me vuoi far sbranare le tasse? Chi è che mi fa pagare le tasse? Nessuno, tutti dobbiamo pagare le tasse, commercianti e consumatori, dico bene? Ma che fai a ripetizione del ministro delle finanze? No, è essa che ogni tanto si scorda di battere lo scontrino fiscale. Ma dico, ma vogliamo troppo allo Stato? Che tutti gliel'hanno addosso, porello. Ma quando mai? Porco. Che fai, scotti? Sì, perché? No, mi sembrava una cosa nuova per te. Che compri? Mortadella, netto. Un despregato. Signora, buongiorno. Signora Bella, arrivederci. Giacomo! Che ci sta adesso, eh? Questo se la signora pagare. Certamente, ma questo è un mio personalissimo omaggio per te. Poi dopo asciuataca, Casanova, servi la cultura e non coltiva le serve che più di quello non crescono. Un attimo, mortadella. Subito. Senti, Sigismondi, per quella buona uscita sono arrivato a 60. Pronto? Milioni, non una lira in più. Comandi, signora. Sì, glielo chiamo subito. Signor Brandacci? Sì. Sua moglie al telefono. E vengo a rispondergli subito. Questa mortadella si fa mangiare con gli occhi, prego. Angelina, dimmi tutto. Buone notizie, più. Glenda ha parlato con Ricky. Ha detto che questa sera viene a chiedere la sua mano. Contento? Per favore, guarda che papà questa volta è proprio arrabbiato. Vuoi dire incazzato nero? Oh, ma che ti hai attaccato? E non mi sentivo più? No, più, sto sempre qua. Senti una cosa, digli a lui che se presenti con un mazzo di fiori bello nutrito, nostro minzito di qui, alle 8:30 precise. Sì, questa sera. Verrà puntualissimo. Sì. 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 Dato sì che in sto momento preciso ci ho avuto una notizia da schiattarci dalla contentezza, offro a tutti i clienti presenti qui la spesa gratis, a tutti indistintamente. Che bello sforzo! So io solo, so. Prego. Netto e mortadella. Ma io non accetto regali. Guardate qua, sono già le 9. Bene. Vabbè, poverino, sta facendo un poco di ritardo. Ah, un po' di ritardo. Mezz'ora la chiami un po' di ritardo? Quello non viene più. Ma no, papà. E ti è andata bene, figliola mia. Pensa se non si presentava al giorno del matrimonio. Allora sì che erano dolori. Ma sai come si dice? Fidanzato, andato, fidanzata, fortunata. Lo so che non c'è la rima, ma manco il fidanzato per fortuna. Senti, se chiude una porta e se spalanca un portone, prima di quando tu non pensi, guarda. È lui? Speriamo di no. Ma come speriamo di no? Chissà cosa gli è successo, poverino, per arrivare così in ritardo. A lui, poverino. E a me chi ci pensa che da 3 ore c'ho lo stomaco in subbuglio qua? Indagati. Mamma, questo è Ricky. Ciao, signora. Che piacere. Glenda, becca di questi fiori. Oh, grazie, amore, sono bellissimi. Sono fiori di campo, fiori proletari. A me piacciono lo stesso. Come siete romantici, un profumo di primavera. Beh, famo stessa rottura. Dove sta il vecchiaccio? Sì, insomma, tuo padre. Accompagnalo di là, che anche tuo padre è tanto ansioso di conoscerlo. Papà, questo è Ricky. Vi lascio soli, così potete parlare tranquillamente. Come già ampiamente espresso, io sono Ricky. Mi pare evidente che tu sei Pio. Ciao. Che vuoi, una pizza? La vuoi o no, sta pizza? Io te la do, eh.
Lo so che è buona, ma non te la mangiare tutta quanta. Mamma, sono nervosa, hai visto com'era aggressivo papà? E che fa? Pure mio padre, tuo nonno, era aggressivo il giorno in cui Pio è andato a chiedere la mia mano. Davvero? E mentre io e mia madre stavamo in cucina, proprio come noi due adesso, morte di paura, quei due ridendo e scherzando parlavano di calcio. Ricky non si interessa di calcio. Parleranno di un altro sport. Ricky non si interessa di nessuno sport. Di cinema, televisione, giornali. Ci sta qualcosa che interessa a Ricky? Ah sì, Ricky sa tutto su Madonna. Non è che papà è assai religioso. Ma no, Madonna la cantante. Oppure potrebbero parlare di politica. Beh, speriamo di no, con le idee di papà forse è meglio no, di no. No, eh! Non mi fai dire che non voglio. Con chi fa? Di cosa siamo arrivati? Non ti preoccupare, va tutto benissimo. Vuole arrivare. E gira al largo da mia figlia. Cioè, ma tu al limite mi stai sempre a fare i pezzi. Che dici? Papà dice che stai sempre a fargli delle scenate. I pezzi? Io non te faccio i pezzi, io te faccio a pezzi. E non te faccio manco con te. Calmati più, calmati. Papà, Ricky è tutto quello che voglio dalla vita. Te contenti di poco, figura. Fuori. Calma. Relax, me ne vado anche da solo. Comunque, tu mi sembri un po' malato di protagonismo. Se se ne va lui, me ne vado anch'io, papà. Oh, mi sta benissimo. Con la fava mi sfavanza la mia domiciola. Vada via, Viola. Fuori. Sì. No, tu resta. Domani a palla insieme, ok? Ok, amore. Ciao. Dallas, 64esima puntata, l'addio dei Ramaldi. Musica e fine. Ma mi vuoi far sapere perché ti è così antipatico quel Ricky? Perché? Perché ha cominciato a darmi certi cazzottoni qua in mezzo alla schiena e ha continuato un pertello dicendo che lui, per il mantenimento dei futuri sposi, c'ha una sua teoria. Ma allora è un ragazzo intelligente. E che teoria tiene? Che i giovani sposi, oggi come oggi, devono da essere mantenuti dalla famiglia. Ma non quella sua, capito? La nostra, hai capito la farina? Ha già fatto un pensierino sulla camera di Glenda. Ha domandato, c'entrerebbe un letto matrimoniale a due piazze? E quando alla fine gli ho chiesto, ma dico, oh, sei almeno innamorato di nostra figlia? Sai che mi ha risposto? E se non me lo dici, come faccio a saperlo? Mi ha risposto una cifra. Una cifra? Eh no, il signorino vuole essere pagato per far finta di essere innamorato di nostra figlia. Hai capito sto scorfanetto con sto mozzichetto qua? Ma sei sicuro che non è un modo di dire? Un modo di dire, Angela, questo è un modo di fare per incassare. Vabbè, però dobbiamo proprio essere sicuri, eh? Posso entrare o siete sempre in crisi? E mo? Senti un po' tu, metallifero. Metallaro, papà. Metallaro. Vabbè, senti qua, metallaro. Che vuol dire una cifra? Una cifra vuol dire una cifra. Visto? Sei convinta? È un pappone. Senti, che vuol dire esattamente una cifra? Vuol dire, ti faccio un esempio, ma... Che ti è piaciuto quel disco? Una cifra. Ecco, vuoi bene a Glenda? Una cifra, cioè tanto. Sì, ma la teoria sua non cambia. La famiglia deve sempre mantenere gli sposi. È un pappone. Ti sta un poco antipatico? No! Di la verità, ti sta tanto antipatico. Una cifra! Ma tu guarda, mia moglie e mia figlia, dove mi andate a trattare? In che posto sperduto? Posso chiamarti Pio? Pio? Che sto Pio, Galletto? Chiamami signor Cavaliere Zitto. D'accordo, signor Cavaliere Zitto, posso offrirti il pranzo? Te l'ha detto la spiona di mia figlia, che sono un buon gustaio. No? No, tu sei una faina, sei. Se sa, no, a tavola uno diventa più morbido, più malleabile. Dai, dai, che è così. Senti, mi porti la carta? Igienica? Il menù.
self-service. Qui è tutto self-service, Pio. Vieni, la roba si prende di là. Che vuoi? Posso dire io? Senti, io vorrei un bel antipasto di prosciutto crudo. Mi raccomando, che sia magretto o asciutto, perché io ho un negozio di salumeria e dei prosciutti me li intendo fino all'osso, guarda. Io, guarda, qui non hanno prosciutto. Peccato. Banchista? Sì. Allora, che si può avere come antipasto per mangiare? Niente. Carina. Vabbè, fai marciare uno spaghetto, aglio, olio, peperoncino o al dente? No, per me al dente lo vorrei... alla carbonara? No. Alla puttanesca? Ma insomma, ma che si può mangiare in questo locale? Tutto quello che vuoi. Big Mac, chicken nugget, hamburger, cheeseburger, fillet of fish, chips, sundaes, milkshake, apple pie. Non si è capito niente. Te lo ripeto. Big Mac, cheeseburger, hamburger, fillet of fish, chicken nugget, sundaes, chips, apple pie, Coca-Cola. Solo Coca-Cola, capito? Coca-Cola? Questo è il modello americano, è tutto computerizzato. Come dice una cosa, è quella. Frega poco a me. È il progresso, eh. 1500. A parte che io non posso bere roba cassata per via di un'ulceretta che mi si risveglia. Ma questo a te non te ne importa niente. Io voglio qualche cosa da mangiare. E la Coca-Cola? Te la bevi con comodo tuo. Io voglio qualche cosa da masticare. Cosa? Che ci avete? Big Mac, chicken nugget, hamburger, cheeseburger, fillet of fish, chips, milkshakes, sundaes e apple pie. Non hai detto Coca-Cola? Allora la vuole la Coca-Cola? No, sì, tu hai detto che compra Antonio, signora. Io aspetta che ordino io che è meglio, eh. Allora, mi dai due Big Mac, due chips e due milkshake al chocolate. E tanto ci voleva? Che gli hai ordinato? Ho ordinato da mangiare. E se non si è capito niente? Gliel'ho ordinato in inglese. Ho capito, io non mangio, non c'ho il passaporto. Ah, una curiosità, quando sarete sposati tu e Glenda, verrete a mangiare sempre in questo locale? No, mangeremo anche a casa. A casa? E di chi? La nostra. Ma perché voi altri avete una casa tutta vostra? Sicuro. Volo a sapersi. E un'altra curiosità, chi paga l'affitto di questa casa vostra? Ah, i soldi ci penso io. Perché tu lavori? No. Ah, no, ancora studi? No, cioè ho lasciato l'università. Ah, vi siete separati con l'università. Sì. E una curiosità, allora, da dove ne verranno fuori sti soldi? Dalle mie idee. Oh no, tu c'hai le idee, tu c'hai le spremute di cervello tue. Accidenti se ce n'ho. Tipo, raccontamene una. Ma lo sai che con il concime di Lombrico ci si può cuccare anche il 100% del capitale investito. Cosa ti succede? Qualcosa che non va? Oh, no, è una di quelle giornate nere che non si combina niente. Poi ci vuole pure questa adesso per chiudere bene. Glenda? Ne basta uno? Ti lo metto qua, serve con comodo, eh. Assaggia questa cosa rara con te, salmone, questa è una cosa speciale. Ma che gli fai, assaggia il salmone, stupido? Quando ne vuole? Fai gli scherzi. Auguri e figli maschi! Allora, quando i confetti? E chi ti porta, signor Brandaggio? Sua figlia! E chi è il fortunato? Bella domanda! Rispondi, Pio! Chi è il fortunato? Chi è? È uno! E come si chiama? Già, come si chiama? Come si chiama? Si chiama Ricchi... Aki. Che bel nome! Ma cosa di bello? Oddio, fa un po' di tutto. C'hai soldi? C'ha il diploma? C'ha la laurea? C'hai idee? Allora... Non ci risponde. E che devo rispondere? Questo, in una parola contraria, è un negozio di salumeria e generi alimentari, non un ufficio di informazione per saputi, no, come voi altri. Sì, un momento glielo passo. È per lei, signor Brandacci. E vengo a rispondere. Ecco, spiona. Pronto? Chi è che parla? Architetto? Righi? Ago? Ago come Angona? Architetto a Righi, ho capito. Ma...
Ma senta, ma è sicuro di non aver sbagliato numero? No, perché... No... Ah, lei sarebbe... Chi è? Ah, il padre di Ricci? Capisci, c'aveva le preoccupazioni nostre, le paure nostre, tutto uguale a noi altri. Eh sì, me l'avevi detto. Lo capisco pure, povero uomo, sai, un figlio che ti si presenta così a secco e ti dice, babbo, mi sposo una. E chi è questa una? Che fa? Da dove viene? Come nasce? Ma lo sai che quel pezzo di cretino tutto intero gli ha detto che noi altri ci chiamiamo Bracardi? Mo capisco perché non ci trovava sull'elenco. A proposito, ho detto che loro si chiamano Arrighi, no Aracchi, come diceva tua figlia. Arrighi, preciso. Te l'avevo già detto? Sì, pure questo me l'avevi già detto. Ma vabbè, te l'ho ridetto, mica ti schiaccerà il peso, no? Vabbè, calmati. Ma calmi, mi sono calmissimo, so. Sì? E allora perché ti sei cambiato 3 volte le scarpe? Perché le scarpe, moglie cara, sono il biglietto da visita parlante, ti dicono subito tutto. La classe, i quattrini che c'hai, tutto. E poi guarda, queste stanno benissimo sui pantaloni grigi. Sì, 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 la destra sì. La sinistra forse sta meglio con un costume da bagno. Va bene, ti sei accorta che sono nervoso. Ma vorrei vedere te, di incontrare faccia a faccia i futuri soci di... E tua figlia. Guarda che Glenda è pure tua figlia. Per favore, non comincia a fare la pignola, è un momentaccio. Mo ti vado a prendere un tranquillante, va? No, non mi voglio tranquillare. Voglio essere lucido, in pieno possesso di tutte le facoltà mentali, per giudicare a colpo d'occhio sti morti di fame da Righi. Ecco, no, il numero preciso, è questo, è solo lì. Oh, guarda un po', niente male, per forza. Dico, lui è architetto, la moglie è insegnante, gli entrano 2 stipendi al mese, mica male. No, si vede subito, è lampante che c'hanno i quadrini. Ma se prima hai detto... Prima era prima, adesso è dopo, sta zitta. Angela, mannaggia, mi sa che dobbiamo portargli un regalo a questi. Più aggiornati, non si usa più. Si usa, lascia sta una bella forma di parmigiano, fa sempre l'effetto suo. Tu lo metti. Eccolo qua, il salumaio. Vabbè, non fa fino, c'hai ragione. Però poi questi, con la puzzetta sotto il naso che c'hanno, manco lo sentono il parmigiano. Ecco, Arrighi. Sì? Siamo Brandacci Pio e signora. Quarto piano. Quarto piano. L'attico. Scommetti che il maggiordomo questo parla asciutto, non dà confidenza. Come queste case senza ascensore? Invece si muove all'ultimo piano. Sì. Ecco, siamo arrivati, Angeli. Sono un po', dai. Ci arrivi? Benvenuti, io sono Gianni Arrighi, il papà di Ricchi. Tu devi essere Pio. Un momentino e te lo dico. Sì, sono Pio. Piacere. E tu, Angela? Sì. Viva, sono loro. Arrivo. Oh, ciao. Ma siete stupendi. Prego. Se sale ancora? Prego. Sì. Secondo me non si prendono. Dici? A palla. Ma guarda che mio padre sembra tanto orso, però poi in fondo è un uomo di ampie vedute. Ah, ma sono i miei che sono antichi. Quelli sono rimasti ai favolosi anni 60. Io credo che per realizzare l'architettura non siano necessari solamente materiali come il legno o il cemento che hanno spessore tangibile, ma che si debba andare oltre e comprendere anche la luce e il vento. Queste sono parole di Tadao Ando. Tadao Ando. Che io ho fatto mia. Mi hai fatto bene. Infatti, vedi, la mia costruzione sorge dalle acque, così come la vita dell'uomo si sviluppa dal liquido amniotico. Sì, sì. Ma lo sai che ci sono dei quartieri a Roma in cui l'unico verde che c'è è quello dei semafori? Meno male che sono tanti, no, io volevo dire, tutto questo paradiso terrestre, dove l'ha costruito effettivamente? Là, ma che mi vede lei? Ci diamo del tu, no? Io del tu sul momento, a te così non so se... Vabbè, dove l'hai costruito? Effettivamente purtroppo da nessuna parte. Gianni non ha ancora trovato un finanziatore.
Vuoi uno stuzzichino? Che è de buono? È antipasto di soia. No, meglio di no, perché mentotta mi leva l'appetito per la cena. Un altro po' di succo diversa. No? Oh, me l'ha versato gettando che ce l'ho tutta, non è che ci faccio. No, 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 bevilo finché è fresco. Perché così ti apre lo stomaco e ti fa gustare meglio. Ecco, allora io, no, io no, è meglio mia moglie, perché essa c'ha grossi problemi di digestione. Certi imbarazzi da nottate. Ah, Angela, problemi di digestione? No, non molti. Ma ce l'hai, lascia sta, che ti vergogni di dirglielo? Ci diamo del tuo ormai, no? Beh, allora devi assolutamente bere un po' di succo di verza. Sai, per gli imbarazzi di stomaco è una mano santa. Ecco, bevete ta santa mano di verza. E basta, grazie. E fino a quando non trovi il finanziatore, che fai? Insegno. Sono insegnante precario al liceo artistico. Ma diglielo che vivi alle mie spalle, no? È vero. Se non fosse per Viva che manda avanti la casa. Ah, guarda un po', guadagna più essa con l'insegnamento suo? No, non con l'insegnamento suo, con le cinture sue. Fagliele vedere, che io vado a vedere se è cotto. Veramente non sapevo che Viva era una professoressa di liceo. No, lei insegna lavorazione del cuoio all'arce artigianale. Ah, vedi un po'. Non è bravissima. Le ha fatte lei? Tutte. Le dico, ma le vende, si smercia sta roba. Vanno a ruba. Ma pensa ai gusti della gente. Regalagliene una per uno. No, non vi disturbate, non c'è bisogno. Sì, ma ci fa piacere. Hai futuri consuoceri, eh? Vabbè. Ecco, guarda Pio, questa sembra fatta apposta per te. Dici? Guarda. E questa per te, Angela. Oh, de quando l'ho gradita non gliela faccio manco a ringraziare. Perché... Ecco qua, è pronto a tavola? Ma non dirmi che hai fatto... Zuppa di germogli di soia. Ostra, qua non esce dalla soia. Secondo me stanno facendo certi pezzi. Ma guarda che mio padre lo compri con niente. Basta un bel piatto di pasta asciutta, una bistecca e un buon caffè. È caldo. È vino cotto, Viva? No, Carcadè. Ah, è cotto, Carcadè. Ostra, si scotta. Dove eravamo rimasti? E la polizia comincia a caricare. Noi scappiamo come matti. Capirai, quelli davano certe randellate. Così, tutti giù di corsa per Valle Giulia. Quando ti vedo questa ragazza con un poliziotto che la teneva per la testa, non ci ho visto più. Gli arrivo alle spalle, gli do un calcio sulle palle. Al poliziotto? Certo, al poliziotto. E le dico scappa. Lui molla la ragazza, ma prima di scappare anch'io gli do una bella randellata in testa col suo stesso manganello. Al poliziotto? Certo, al poliziotto. Poi scappiamo su per Villa Borghese e ci infrattiamo dietro un cespuglio. Col poliziotto? No, con lei. Ah, con essa. E là è successo. Che è successo? Che hanno fatto l'amore. Chi? Loro due, no? Ma se un momentino fa ha detto che non si conoscevano per niente. Ed era questo il bello. E da quel giorno non ci siamo lasciati mai più. E quando vi siete sposati? Mai. Come mai? In che senso? Non ci siamo sposati. Fatemi capire, non vi siete sposati mai? No. Ma neanche quando è nato coso? Ricchi? Ricchi, no. Scusate, io non ho capito. Dio, stanno dicendo che non sono sposati. Questo l'ho capito, dico, ma non siete marito e moglie manco sto momento, adesso. No. Ed è proprio per questo che ti ho telefonato oggi e vi abbiamo voluto vedere. Sì, volevamo dirvi, ma perché Ricky e Glenda si devono sposare? Ma perché non convivono? Come facciamo noi? Senz'altro! Ti pare questa allora arrivare a lavorare? Mi scusi, signor Brandacci, scuola guida. Che scuola guida, scuola guida? A lavorare si viene sempre puntuali. Meno male che Iumega dà un passaggio, eh. Arrivederci, sì, mi sa tanto che si rismondi con tutto questo ingiucciamento continuo. Questa tende lì può essere diventato senz'altro l'amante tuo. Il mio amante? Sì. Ma ti sei matto? Mi sa di sì. Vai a lavorare. Signora. 22.000. Ecco. E che te stai a battere sempre? Che sbatti? È la ricevuta fiscale, ma no? Sarà sta quella. Dimmi un po', e se quel piffero sfiatato non è l'amante tuo, perché non vuoi più che ti accompagni a casa? Perché io... Perché tu... Perché io c'ho un altro. Ma non è lui. C'hai un altro? E io?
E allora, quando è fissata la data delle nozze? Tutto da stabilire, tutto da... È roba di 2 mesi al massimo. Ah, congratulazioni! E anche allo zio! Grazie, grazie a lui che... Anche la figlia di mio cugino si è sposata 6 mesi fa. Sì, giovane? È 21 anni. Ho la stessa età di mia figlia, è tutto bene, tutto liscio? Ah, sicuro! Dopo 2 mesi è scappata con Paninaro. Mia figlia è più scaltra, già se lo sposa Paninaro. Metti cittato e portala via, vieni. E vorrà dire che tua figlia dopo scapperà con il ragioniere del catasto. Ciao Pio. E mo che è successo? Senti, posso parlarti un attimo? Dico, sei una cosa urgente. Direi proprio di sì, eh? Sì. Meglio di fuori, perché qui c'hanno tutti gli orecchioni con l'antenna. Vabbè, senti, allora ti aspetto fuori, eh? Sì. San Giuliano mio, se si sono lasciati 10 candeli da mezzo chilometro l'uno. Giuro, madonna mia. Ma ha provato a dirgli no, no, ma... Ma quelli sono i suoi genitori e non vuole dargli un dispiacere. D'altronde già ci sono rimasti tanto male del fatto che non ci siamo mai sposati. Sì, ma andando a stringere, che vogliono con precisione sti genitori di Viva? Che Ricky, essendo l'unico nipote che hanno, faccia un matrimonio tradizionale. Ho capito, i fiori in chiesa, lo strascico dei vendimenti non serve a niente e tutto il resto. Senti Pio, a voi vi scoccerebbe proprio tanto. Oh no, sempre fatto un piacere, perché ce ne ricoccia, no? Grazie Pio, tu non sai quanto eravamo in imbarazzi e Viva. Guarda, dall'Olmo saranno pure marchesi, ma hanno una mentalità proprio piccolo borghese. Aldo là, che hai detto? Hai detto dall'Olmo? Sì, Viva si chiama Barbara Dall'Olmo. Ma Aldo Locati! Dovresti conoscerli, sono i padroni di Mezza Vigna Clara. Ah, sono anche i proprietari del negozio accanto al tuo. Ma sono i Dall'Olmo? I Dall'Olmo quelli? Ma giusto, giusto. E che no! Ma perché sorridi così? A me fa paura, lo fai? E solo paura ci devi avere, d'oggi in voi! Ma le paure quelle grosse, dai! Sì, sì. Qua. Io mi sento ridicole con queste cose in testa. Aspetta, che mo te la giusto un momentino. No, no, mi vergogno. Forse è meglio se la leviamo proprio, va? Angela! Sì? Stai qua, dammi una mano a lanciarti i zeppetti dei polsini che non riesco a agganciarli. Sì. No, ma io questa la conosco. È un'amica di Giacomo. Che è sta cosa? Sì, così dopo si mettono a fare un duetto di stupidi davanti all'Olmo. Bella figura. Giacomo! Angela, ma te vuoi rendere conto che i Dall'Olmo sono marchesi e marchesi? E poi, dico, sono i suoceri, no, che so, sono, che so, i consuoceri, no, manco, sono quelli che sono per nostra figlia, capito? Oh. E poi sono i proprietari del negozio di Sigismondi. Mica, sono i proprietari del negozio. E se ci diventiamo parenti, quelli come minimo me lo vendono. Sigismondi si può schiattare dalla rabbia e mi posso allargare. Giacomo! Volevi me? No, che arrivati a cavallo. Ma come ti sei vestito? Uomo capita. Molto elegante. Molto elegante di che? Ma sta zitta tu, ma che sono sti commenti intimi? A posto tuo stai? Senti, te volevo dire una cosa. Guarda, ognuno al posto suo, essa fa la cameriera e tu come al solito fai il cognato, un gallito a carico. Fermati! Sto fermo. Ma che è sto fazzoletto nodato? No! La cravatta, ci vuole la cravatta. Devo mettere in testa o no che i Dall'Olmo sono marchesi da 5-6 generazioni, eh? Chiaro? Tu ti sei studiata un inghino grazioso per quanto ti presentano essa? E chi deve arrivare, la regina Elisabetta? Per l'affare mio e anche di più. Me la devo proprio mettere sta collana? Guardatela tutti, la ragazza più bella e fortunata di tutta Roma e dintorni. Allora la devo mettere la collana? Sì, amore. Eccola, la mia principessa. Papà, che palle! Appunto, ti mancava sta finezza per diventare regina. Sono loro, che marchesa puntuale. Che aspetti tu, la carrozza per andare a aprire? Tutti a posto. Giacomo, Matteo! Resuscitate ogni tanto! Matteo non è ancora arrivato. Sai, gli hai ordinato di vestirsi da cristiano a quello, di levarsi da vosso tutta quella chincaglieria, quella ferramenta che si strascina? Me l'ha giurato. Su che te l'ha giurato? Sugli Iron Maiden. Che sono, amici nuovi?
complesso metallaro. Ciao cari, come va? Bene. Mamma, papà, i brandacci. Onoratissimo e mi inchino, signora Marchesa. La mia signora. È piacere. Mi cognato. E ora, cara mamma, mi permetta di presentarle la nostra Glenda. La mia principessa. Piacere. Molto graziosa. Vero, Alfonso? Sei proprio un fico. E tu sei una fata. Brindiamo per i fidanzati. Accomodatevi. È proprio una vera e propria festa di fidanzamento. È tutto perfetto, è tutto a posto. Proprio come i fidanzamenti di una volta. Vero, Alfonso? Cosa? Dammi una mano, non mi vedi che come si apre qui. Vado a prendere i pasticcini. Sì, pigliali, sì. Però la cameriera senza Cristina. Mamma, la cameriera con la Cristina non si usa più dagli anni 50. Cosa avevano gli anni 50 che non andavano? Eppure io assicuro, signora Marchesa, che ce l'aveva la Cristina. Vero che ce l'avevi? E rispondi. Sì che ce l'aveva, ma mi sentivo buffa e la signora me l'ha fatta togliere. Non mi sembra il caso adesso di interrogare la servitù. Vero, Alfonso? Ecco, è venuto. Certo, perché la servitù non conta, la servitù non è umana. Non incominciamo con le tue solite idee di sinistra. È molto meglio non cominciare né da destra né da sinistra. Tanto lo sai, io sono una donna all'antica che ama certe cose come l'educazione, il comportamento e il decoro. Vero, Alfonso? Scusate il ritardo. Ma è arrivato il metallaro. È suo? Senz'altro. Ma che metallaro, papà? Ho capito oggi all'improvviso che in fondo sono sempre stato punk. Ora la mia vera anima è venuta fuori. Ai futuri sposi. Cin cin! Cin cin! Papà! Ma se rendi conto che figura mi hai fatto fa? Ha presentato vestito così davanti a fior fiori dell'aristocrazia romana. Disgrazia della famiglia Brandacci. Papà, ho 20 anni, non è diritto di castrarlo. Lo so che c'hai 20 anni, lo so. Sono 3 anni che aspetto che pigli uno straccetto di diploma. Ma io ti porto a lavorare a bottega. Tu vieni a lavorare a bottega. Hai capito? Te ne faccio venire fuori. Guarda, io ti stampo a strisce rosse e nere. Ti faccio diventare tifoso del Milan. Te faccio a strisce rosse e nere! Pio! Smettila, finiscila, non lo toccare! Ma chi l'ha toccato? Sì, cocco di mamma! Ti ha fatto male? Vedi che hanno telefonato dall'Olmo? Me lo sentivo. Come minimo ci hanno denunciato quelli. No, no, hanno capito e hanno superato tutto. Adorano Glenda e vogliono per lei un matrimonio romantico nella chiesa di Santa Francesca Romana. Mi piace, la stessa di Linda Cristi a Tirombauer. Chi sono? I suoceri di Albano. Allora siamo tutti d'accordo, eh? Deve essere un gran bel matrimonio, ma asciuttino, invitati pochi, solo i parenti stretti stretti. E stop. E certo. Oh, e che volevo dire? Per la data? Metà marzo. A metà marzo devo andare con la scuola la settimana bianca. Ma non mi ricordavo la scuola, tu ripetendo lì. Non c'hai diritto di parola fin quando non te la piazzero sti zeppi. E la settimana di Pasqua? No, non cominciamo con la settimana di Pasqua perché io tengo un appuntamento con Vilma e Severino Grossi alla Dispoli, non cominciamo. Vacci, chi te trattiene? Vacci! Il matrimonio è valido anche senza la presenza di Luzzino. No, scusa, Giacomino ci deve essere, è l'unico parente da parte della madre. Senti tutti che capace l'idea ce l'ho. Vado io. Il 25 d'aprile. Sì, signore, così i ragazzi possono fare il viaggio di nozze a Parma. A Parma? Sì, con l'invito che ci ho avuto per 2 persone giuste, giuste, in occasione della prima fiera nazionale del parmigiano Docche. Romantico? No, non sarà romantico al 100%, ma è gratis del tutto. 15 marzo. O prima aprile. Pesce d'aprile. Aldo là, insisto sul 25 d'aprile. È l'ultima parola e non si sposta manco d'un'ora. Erano i dall'Olmo, hanno prenotato la chiesa per il 10 maggio. Che vi avevo detto io? O 10 maggio! Non scappa ogni volta sto scoiattolo che
E ce venga, o si ferma per sempre. Salve. Mariandò, toccami, aiutami, finisci di giuventù, va. Senti, Sigismondi, quando è che volevi dei buoni uscita a queste bucicattolo di sorci e carta vecchia qua dentro? Non voglio niente, bendaci. Tanto non me ne vado, toglietelo dalla mente. Che ridi, no? Io rido, quando mai? E chi c'ha voglia no, di ridere? No, tu stai a ridere. No, ti sbagli. No, tu ridi, Sì. Signor Brandacci, le chiavi. Grazie, figliola. Buongiorno. Non è che ti aspetta a te, che sorpresa. Ma tu ti senti bene? No, io sto bene, tu vattene a controllata. Mai stato bene come sto momento io. Vai, Antonia, un momentino. Non posso, devo andare a casa. Ti accompagno con la macchina? No, grazie. Guarda, no. Poi stiamo stanziando quanto ti pare, perché mia moglie e mia figlia sono andate a visitare l'appartamento regalato dai consorci. Poi giovedì ho tutto il tempo libero. Ho detto di no. E devi vivere con lui? Sì, mi sta aspettando. Ma posso almeno sapere chi è stu lui tanto importante? Eccolo là. Là dove? Là. Ma là dove? Dentro la 126 c'è solo quel pezzo di cretino di mio cognato. Giacomo lo sei affatto un cretino e tu l'hai sempre sottovalutato. Giacomo è lui? Ma sei un puttaniere incalleto. Un corteggiatore di tutte le servette da Ponte Milvio a tutta la Cassia. Un morto di fame e di sonno, un lavativo, un cognato a carico mio. Mi meraviglio di te, Dio. Non sei affatto un signore e non sai perdere. Ehi, ma se c'è anche l'udite bilaterale quello. C'è nessuno? Madonna, che montagna di vacche, e chi è? Oh, c'è qualcuno in casa? Ah, ma è una catasta di roba. Pino, sei tu? Ah, è lei, commendatore? Sì. Abbia pazienza, ma ho dovuto portare tutti questi pacchi di sopra perché giù in guardiola non ne c'entravano più. Ma che? Oh, so per caso i regali di nozze? Ah, se sono regali di nozze non lo so, ma certo che quello che l'ha portati è proprio un bel cavone. Perché? Ma come perché? Ci ha messo pure i conti dentro. Ma c'è da pagare? Beh, non sarebbe obbligatorio, certo però che se non paga gli portano via la roba. Sì, ma che se può essere come regali qua dentro? Tutto, è un corredo. Guardi qua, ci stanno coperte, tovaglie. Guardando? Asciugamani. Lo vedo. Ma che per caso vuole mettere su un albergo? Ma no, non vale esagerato, è mia figlia che si sposa. Su con la vita, pensi se fossero state due gemelle. Tutto doppio. E adesso chi sarà? Prego. Chi è? Brandacci? Pio, so io. Ma chi è che parla là dietro? Tappeti, che messoci. No, ho sbagliato casa. Oh, via! Ma che può scherzare? Se ho sbagliato casa mi ammazzo. Lo sa quanto pesa sto tappeto? Ma che cos'è, un quiz? No, è un persiano. Dove lo metto? E dove lo mette? Poggialo là. Ma è una torre, un elefante, che piano. Oh, bravo, siete già arrivato. Ma non potevate aspettare prima di comprare un tappeto così grosso? Ce lo poteva arrivare a qualcuno quel dono di nozze? E se poi non indovinavano i colori? E poi il negoziante mi ha detto che si tratta di una vera occasione. Mi ha detto che è un tappeto espandiari Ramaggiain. Mi senti, per la mangia non c'ho spicci, per la lui, dopo ti rimborso. Vabbè, io vado giù come la lui. Sono morta di stanchezza. E a chi lo dici? Fermatevi, vado a rispondere io. Pronto? Che? Hanno gli altri? No, non c'è serve una truppa televisiva. Ma sei insistente? Ma ti dico di no! Pio! Ma è per me! Che c'è serve una truppa televisiva? Pronto? Sì, è fissato per il 10 maggio alla chiesa di San Giovanni e Paolo. Sì, siete liberi? Benissimo! Allora siamo d'accordo, arrivederci! Una truppa televisiva, ma qui siamo diventati tutti matti in questa casa. Ma perché? Non vuoi un ricordo della cerimonia di tua figlia? Loro la filmano e poi ce ne danno una videocassetta. Ma se al matrimonio nostro c'era sì e no, Ciro, mio cugino, a fare le fotografie. Tutte sfocate. Ma tutte gratis però. Pio, non vuoi mica risparmiare sul matrimonio di tua figlia? Ma chi vuoi risparmiare? Non le di più grosse di così. Ma che vuoi che gli importi a una paninara come nostra figlia dei tappeti persiani lì e dei bicchieri di cristallo? Eccola qua, Glenda, guarda, di la verità, Viola. Tu preferivi sposare col piumino? Papà, ma sei matto? Io voglio l'abito da sposa. Ma come? È tutta una roba vecchia, come dite voi altri, da tamarri. E tu sei una tozza.
Sia chiaro, papà, io senza l'abito bianco e di sartoria in chiesa non mi presento. Mamma, dov'è la mazzetta della tappezzeria? Voglio controllare se il colore è lo stesso dei divani. Eccola, amore. Ma come? Ma se per anni e anni è andata avanti con ritornello, è vecchio, è fuori moda, è tamarro, è Gino. Gino? Gino, sì, Gino, vuol dire burino. Ormai mi sono fatto una coltura, lasciami sfogare. E adesso tutto d'un colpo mi è diventata una bariolina viziata con la puzzetta sotto il naso. Ma perché? Perché ho dovuto sopportare tutto sto tempo fino a sto punto con sta figlia? Mo chi è? Se lì è la troupe televisiva, abbiamo già pigliato, preso, chi? No, guarda, senti, fam, de sto telefono tu hai sbagliato dal primo fino all'ultimo numero. Chi è? Ma sono gli sfigati. Ah, è per me. Pronto? Gli sfigati? Ah, benissimo, sono contentissima. Sì, sì, d'accordo su tutto. Arrivederci. È il complesso rock. Ma adesso ci siamo messi a comprare anche i complessi rock? Ma che comprare? Li ingaggiamo per la festa del ricevimento. Senti, alto là, figliole, piedi a terra, ingaggiamo, compriamo, affittiamo, ma se andiamo a stringhe, a me, starrighi per il matrimonio, che me danno? Che me danno? L'aria fritta? Ricchi? E capirai, razza de panza, me danno l'allevatore dei lombrichi con tutto quello che fanno dopo la digestione. Gli arrighi hanno già comprato l'appartamento, tutto il resto aspetta la famiglia della sposa. A te, figlio mio, sposati più presto possibile, che me voglio fa una trentina di risate davanti alla faccia del padre di tua moglie. L'ora di tornare a casa. Eh? Oh, giovane, che te pare di vivere d'albergo? Eh? Ma che ti sei messo in testa che per il fatto che sei il fratello dei nuovi tu puoi fare e disfare tutto quello che te pare? Eh? Dopo che ce lo ammazza il prossimo, ascolta, o ti dico a capriccio tuo, tu qua dentro risulti sempre solo un cognato a carico. Che mi pesi tanto e hai stufato anche i muri di casa mia. Ah, quarto, che sta facendo fra te e cosa là? Come si chiama? Maria Antonia? Perché ti dispiace? No, non mi frega poco, quasi niente. E che dopo sul lavoro vedrà stullate, ventrugliate, combinate un casotto. Giacomo, ti avverto che se quella sbaglia i conti, dopo li debito tutti sullo stipendio tuo, chiaro? Casa nuova con le finestre chiuse? Pacchetto su, biglietto su, 15 mele 8, alla cassa a pagare. Chi è? Ciao papà! Che fai tu qua? Perché non stai a scuola? Perché è pomeriggio. E beh, ti pare una buona ragione? Non andar via? Vai a studiate, corsa, ripetente, ingallito e fedente. Sono 3 anni che devi via la maturità. Non c'è più un corso da fatte fa. Vai a studiare. Allora la lista non la vuoi? Che lista? Quella degli invitati, rimanata da mamma. Oh, brutto marmellone, che aspetti a darma? C'è il tipografo che l'aspetta con urgenza. Sai quanti sono? Massimo centinaio? 520. Oddio, tutta Roma. E di questi 520, quanti per la chiesa e quanti per il rinfresco? Hai sentito che ha detto? Quanti per il rinfresco? Meno. Meno di 100? 240. Ridi, non te facciamo i conti alla fine e sentirai la botta se non sei sordo come mio cognato. Noi i conti famo subito. Mio cugino per il rinfresco al matrimonio della figlia ha sborsato 40.000 lire a passo.
questo? A cranio, a persona? No, 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 a famiglia. Ah, famiglia è un'altra cosa, che stai a... Scemo, a persona! A persona? Certamente, no. E quanto può fare a persona? Capito? 9.600.000, eh sì. Più champagne e torta nuziale. E certamente, più un champagne ci deve mettere la torta nuziale che deve essere con la bolla, no? L'invitato di sangue sui. E quanti ne dobbiamo eliminare? Pochi, 140. Ma non è possibile! Cocca mia, fatti chiari, eh! Invitati non devono essere più di 100. Il 101esimo va a mangiare in trattoria a spese sue. Vabbè, cominciamo, eh. Abbatangelo Ciro, moglie e due figli. Via! E quattro. Ma che via? Che quattro? Ciro, il migliore amico mio. Oh, ha fatto il militare con me 18 mesi. E poi non dimentichiamoci, che è l'unico grossista della zona a farmi lo sconto del 30% sulle mozzarella di bufala. Ciro rimane con moglie e figli, non cancella. Vabbè, ma se dobbiamo eliminare qualcuno, da chi cominciamo? Eliminiamo Giacomo. No, scusa, Giacomo è mio fratello. E beh, ma sai che gli frega quello di venire a rinfresco? La vedi tutti i giorni, Glenda? Giacomo resta. Vai avanti. Rossetto Bianca. E una, via. No, la Rossetto è stata la mia compagna di banco per tutto il liceo. Ma se non la potevi soffrire, ti era sempre antipatica. Se non togli lei, chi vuoi togliere? Togliamo Giacomo. Giacomo resta. E resta anche Bianca, deve schiattare d'invidia quell'odiosa. E deve schiattare a spese mie, ho capito. Ripia sta Rossetto, Matteo, va avanti. Vado io. È in cucina. Zepparoni Margherita. Via, è una. Vuoi togliere la signora Zepparoni? No. L'unica vicina di casa che è carina con noi, quella che ci viene sempre a fare le iniezioni gratis. Oh, no, la Zepparoni rimane, ermane, non si cancella per via delle iniezioni. Però se andiamo avanti così non togliamo proprio nessuno. Io un'idea ce l'avrei. E quale? Togliamo Giacomo. Giacomo resta. Però è sempre un'idea da non scartare. Era di Dall'Olmo, volevano sapere se hai già spedito gli inviti, perché anche loro hanno una lista. E quanti so? 280. Chiesa? Ricevimento. No, basta. Mo, quello che è troppo, via. Ma come, non vuoi accettare la lista di Dall'Olmo? No, io riduco, raschio la nostra, senza pietà. No. Via i compagni di banco, via le vicinate di casa, via tutti i cognati a carico. I cognati no. Tutti. E se non state buoni, scangiate pure voi altri. Due panini imbottiti e zitti. Hai voluto invitare la tua amica Zepparoni, che ce fa le iniezioni a tutti, non dico. Ma guarda qua, ci hanno zeppato il quinto servizio del caffè uguale, identico, spiccicato all'altri. Ma non basta, che razza di fantasia, c'è. Ma dico, ma ce fosse uno che ci manda una caffettiera napoletana. Però questo è un bel regalo. Guarda quanto è bello. Non so a che serve, però è una cosa fina. Di chi è? È di quel tuo vicino di negozio, Sigismondi. Non lo voglio! Rimandalo indietro, dietro, via! Rimandate tutto indietro, tanto non mi sposo più! Che gli hai fatto, tua figlia? Niente, te lo giuro! Matteo, che gli è successo a tua sorella? Non lo so. Stavo parlando al telefono con Ricky. Di che? Litigavano, bisticciavano. Di che? Ma che mi frega a me, papà? Posso pensare a queste cose io? Con ste fiammelle in testa, che poi pensato, eh? Chiusa chiave, capito? Non ci sei potuto aiutare prima di incontrare Ricci, quella mezza porzione d'uomo. Adesso bussa, che aspetti? Glenda! E ti pare una bussata questa? Sì, se bussa, dei figli, così. Glenduccia, è la mammina! Glenda, mi vuoi fare entrare? No, solo la mamma. Menti tardi, colomba. Allora che ti ha detto? Hanno litigato e non si sposano più. E perché si sono litigati? Glenda! Se ti chiusa dentro un'altra volta. Ha detto che non era l'uomo della sua vita. Le ha fatto uno sgarbo. L'ha fatta piangere. Sto disgraziato, Pozzi è sprofondato a questo momento. E adesso fa bene essa non volerlo più. Sto ranocchietto che se vada a sposare con quell'ammasso schifoso dei lombrichi che aveva. Lasciale stare che non lo finito. Glenda! È tuo padre che parla di qua. Senti, figliola,
Noi altri siamo tutti al fianco tuo. Ascolta, hai detto che cosa? Quello che decidi tu, per noi altri è sacro. Hai sentito? Bella. E ora dobbiamo rimandare indietro tutti questi regali. Non c'è problema, c'ho io un bravo spedizioniere. E bisogna pure annullare il pranzo di nozze. Quanto avevi dato d'anticipo? 2 milioni. E te li ridaranno indietro? Ma non lo so se me li danno indietro, non me li danno indietro. Ma che vuoi che sia davanti alla felicità dei miei figli? La miseria, meno della miseria. Chissà se i fornitori si riprenderanno tutto quello che abbiamo comprato. Sai che ti dico? Ci teniamo tutto quanto, compresi i 5 servizi dei caffè, vada di là, tutti uguali spiccicati. Ma mettiamoci in testa, Aisa, che questo è un giorno di festa. Altro che, sono riuscito finalmente a strappare la figliola mia dalle grinfie velenate di quel serpentello con l'occhialini. Scherzi. Oddio! E mo come facciamo con gli arrighi e dall'olmo? E dall'olmo, me li scordo sempre quelli. E non se meritano sta affronto. Ma sai che sono capaci quelli di farci causa per mancata promessa di matrimonio? E poi se non si sposano, addio negozio! Guarda, ormai mi sono indignato. Quella se lo sposa! Lascia per stare, ma ti rendi conto quanti regali c'è da rimandare indietro? Lo sai tu, fammi finire, lo sai quando viene a costare oggi come oggi un qualunque spedizioniere? Madonna! E a quegli strozzini là di ricevimento che gli regaliamo 2 milioni di anticipo così come tu soffri? No, se lo sposa, quella se lo sposa, te lo dico io che se lo sposa, guarda, a costo di trascinarla sull'altare io con occhio nero e l'altro bendato. Lo conosce poco il padre, così. Non c'è. E tu puoi essere andata. Vuoi un tranquillante? No, sono troppo agitato. Bevi un bicchiere d'acqua. No, voglio sapere che fine ha fatto mia figlia. Ma dove vuoi che sia andata? A casa di Ricchi a fare la pace. Certo, questa partita a testa, ma com'è che non ci ho pensato su? Era ovvio. Telefoniamo e così siamo più tranquilli. E a chi telefoniamo? Oh, a chi? Ai cosi là, agli arrighi, a... Ecco. Ma non sarà ancora arrivata, ma... Ah, ci facciamo passare, Grenda, e ci mettiamo l'anima in pace. Ma noi non abbiamo mai telefonato, si chiederanno perché telefoniamo proprio adesso. Sì, è libero, chi è? Parleci. Mi raccomando, fagli capire che non è successo niente di niente. Calma. Ti fai passare Glenda, i saluti e li attacchi. Ma perché proprio io non sono capace? Dai, gliela fai. Pronto? Viva! Sono Angela, la mamma di Glenda. Glenda è da voi? Doveva venire? No, Ricky non è in casa. Sì, è andato da un amico. Ma certo, mi ha telefonato 5 minuti fa. Ma è successo qualcosa? No, non è successo niente, no, non c'è bisogno che tu ci richiami, è tutto a posto. Quando ci vediamo? Non lo so, e voi che fate quest'estate? No, lo so che ci dobbiamo vedere dopodomani per il matrimonio. Sì, ma se proprio non ci vediamo, poi ci mettiamo d'accordo per quest'estate. Pronto, qui c'è l'interferenza, le parole vengono fuzzicate, inutile continuare, ganci da là. Va bene. Che accidentaccio sei andata a dire? Che frescaci? Che fanno quest'estate? Dove vanno? Ma sei matta? Non lo sai, io non le so dire, le bugie! Non piagne! Per fortuna che l'ho salvata io la situazione. Pio si è intromesso nella conversazione facendo finta di essere un'interferenza. Ma perché? Perché sarà successo qualcosa ai ragazzi. Angela, che voleva? Sapere se Glenda era qui. Lei e Ricky hanno litigato. Dov'è Ricky? È a casa di Paolo. Sentiamo cosa ha da dire. Com'è il numero? Sarà scritto sul muro in camera sua. Non c'è di sicuro, figliolo? Lo potresti testimoniare, giurare domani, in tribunale, non si sa mai? No, non si... Hai attaccato sti ignoranti. Ma ti rendi conto che da tutto il giorno è sparita sta figliola? Qual è il prossimo? Fate bene, fratelli, 5731. Dimmi ricoppiati. 5731. Dimmi ricoppiati, non mi capisco. 58. 7. 31. Si convinto. Pronto? Lì da te, fate bene, fratelli? Mi puoi passare il pronto soccorso? Pronto soccorso? Me lo passa?
Allora, l'avete trovata? E chi ce l'ha da trovare? È Glenda, no? E perché? Hanno capito tutto. Accomodatevi. Grazie. Abbiamo parlato con Paolo, l'amico di Ricky. Ricky era già uscito, ma gli ha detto della litigata con Glenda. Sì, abbiamo lasciato a Ricky un biglietto sulla porta di casa, dicendogli di venire subito qua. Avete telefonato ai commissariati? Solo i pronti soccorsi dell'ospedale. Siamo arrivati al Fate Bene Fratelli. Ma avete provato al 113? Ma no, perché ci mettiamo di mezzo la polizia? Perché qualsiasi cosa sia successa viene subito comunicata al cervellone della questura centrale. Sì, se è successo da molto tempo, perché altrimenti è ancora in mano ai commissariati di zona. Ma perché? Cosa può essere successo? Che ne sappiamo? Una ragazza disperata può anche aver compiuto un insano gesto. Oh, madonna mia. Gesù. Telefono al 113. Sì. Eccola! Hi! Hi! Hi che te! Però è un ragazzo educato, vedi, si è tolto pure il cappello. Frega poco del cappello. Senti, c'hai notizie di tua sorella? No, perché? Ma tu sai dove è andata, sì o no? L'ho vista entrare in discoteca mezz'ora fa. E quale discoteca? A testa, o se non mi trovo, poi paga tutto come da smettere di dopo. Quattro, per favore. Grazie. Ambeglio. Che ce ne vedi? No, dico, ma se qua ci fanno entrare purissima tu, sei proprio un posto da paguri, eh. Per male che scappi tu da qua dentro. Glenda! Beh, che ci fate voi qua? Eri scomparsa da casa. Io! Ciao! Ricky! Ma non eri a casa di Paolo? Sì, poi però avevo appuntamento qui con Glenda. Ma non vi eravate lasciati? Noi? No! Ma come? Ti sei chiusa in camera dicendo che non lo volevi più vedere perché non era l'uomo giusto della tua vita. Ah, sì! Avevamo litigato. E adesso avete fatto pace. Sì, certo. Tutto dimenticato. Dimenticato cosa? Il litigio. Sì, cioè, per così poco chi se lo ricordava più. E dopo domani vi sposate? Sicuro, vero Rambo? Sì, Rocky. Scusami, Rambo, dico giusto, vero? Sì, è il soprannome che mi ha dato Ricky e io lo chiamo Rocky. Molto grazioso, sì. Ma vorrei sapere un'altra cosa, così sei lecito come padre. Qual è stata la ragione di questa vostra litigata? Sì, perché tutti noi altri qua stiamo a pensare che te potevi essere drogata, ti potevi essere arrestato, ti potevi essere suicidata e via di seguito. Beh, sai, io sostengo che sia meglio Sting. Ricky invece preferisce Madonna. Capirai, un abisso incolmabile. Che è sta cosa, la Madonna? Ma che c'è, anche un problema di religione adesso? Guarda, Più, che Sting e Madonna sono due cantanti. Cantanti? E però stai calma, eh? Cantanti? Stai calma, Più! Ciò Che papà? Mi hai fatto venire un mezzo infarto, un infarto intero! Ma io te strascino sull'altare con le stampelle e questo ce lo faccio arrivare con la carrozzella! Beh, veramente mi sembra un atteggiamento davvero reazionario e anche un po' nazista, al limite. Te lo do io in lì! Stavo manco per finta, se manco in artessa, non se ne dorme. Non mi piace la sudarella, sta a pensare che mia figlia si sposa. Pensa un po' se ce ne avevo sette di figlie. Madonna, ancora le tre. E che se fa? Niente, ma io la faccio, mi alzo. Domani è il grande giorno, eh? Nervosa? No. Un groppo sullo stomaco? No. Emozionata perché domani comincia una nuova vita? No. Ma non ti preoccupare, cocca mia, tu potrai sempre contare sul papà tuo. Bene, papà, buonanotte. Glenda? Sì? Sai cosa mi mancherà? Cosa? Queste belle chiacchierate a cuore aperto fra noi altri due. Eh sì, buonanotte papà. Notte, figliola mia. È arrivato il fotografo? Sì, eccolo. Ma che stai a farmi? Stai stregato. Ho detto dentro casa, non trema con la sposa, sempre con la sposa. Dopo devi sfogare al ricevimento in chiesa, ma sempre con essa, con la sposa. Guarda, senti, più di 200 non te ne pago, eh. Ti posso fare quello che te ne pago.
No, no, guardi i occhiali. Guarda quando è tardi e guarda se si vedono. No, che ne... A chiamarli questi. Com'è il numero delle macchine? Hanno fatto un 30... Il 38, mi pare di sì. Pronto? Pronto? Sì, sono Brandacci Pio. Senti, figliolo, fammi parlare. Fammi parlare, devo parlare io, scusa. Mezz'ora fa mi avete detto che le macchine erano partite. Qua? No, no, non sono arrivate. E le arrivate partite a marcia indietro. Brandacci Pio è una Mercedes e una Cadillac decapottabile. Bianca, che ne... Ma che ne era furgonata? Ma è un coso, è un matrimonio, mica un funerale. E no... pare che stanno arrivando. Pare che stanno per arrivare. Ecco, adesso sta parlando quando non serve. Gente, è tardi. Che roba, se si sbrigano quelli, va. Altri telegrammi, commendatore. Lì, guardi, qua. Tanti auguri. Lo so, auguri. La mancia, lo sai, tutto da una volta con te. Pare che lo devi scoprire ogni volta. Va bene, come al solito, vado. Sveglia, figlioli, o rinviamo di 8 giorni. Io, ma calmati. Tanto senza la primatrice non cominciano. Angela, madonna, quanto sei bella. Ma questa è la madre, ma non la vedi? Stai sprecando ancora, la sposa. Devi fare la sposa, oh, ma sei duro. Senti, aiutami a trovare le parole nuove. Io sono rimasto assieme. Pure tu, sei più bello dello sposo. Ma guarda, se è un complimento diretto, un confronto con Ricchi e lo sposo, vedrai, non è proprio un complimento, se così. E invece lo è. Senti, le poste ci devi dare una percentuale su un cazzo. Dai, che li apro io. Quanti sono? Insomma, come vedete, sbriga. Grenda, Matteo, Giacomo. No, Giacomo è già uscito. E come te stai? Che ne siete lì? In turco, che stati? Grenda? Entra pure, papà. Beh, allora. E c'è da rimanere de sasso. Oh, figliola mia, valeva proprio la pena, sai, fare tanti sacrifici, lavorare, faticare, risparmiare. Sei proprio stupenda. Niente, sei la mia principessa. Il portiere ha citofonato. Le macchine sono arrivate. Arriviamo anche noi, anni, vai, dai. Beh, ecco, figliola, su. Andiamo a fare sta palla. Che tu mangi, con tutta quella roba che c'è in ricevimento, e dopo avanza. Sbrigatevi, sono arrivate le macchine! Ho capito, ecco, siamo pronti, mica siamo a giocare, che te pare? Ah. Oh, questa la puoi fare, c'è essa! Tu cosciurfo, via un pochettino più avanti. Ah, hai il telefono, vai a rispondere tu, vai! Vai! Senti, un altro paio e basta, eh! Là, mi raccomando, andate tutti in chiesa e ricevete. Pronto? Pronto, sì, va pronto. Dimmi la svelta perché c'ho prescia. E c'ho da fare, c'ho le macchine in moto, già che stanno per partire. Come? Dove? Come? Va, le foto le abbiamo fatte, che facciamo? Andate avanti, io vi raggiungo con Glenda con la Cadillac. Le foto alla sposa, andate! In chiesa! Portatevi via il fotografo! E presto, venite, su! Mi puoi ripetere con calma? Dove? No! Dove? La macchina è andata via da poco, ma lei, commendatore, con un'accelerata vedrà che li raggiunge. All'ospedale Santo Spirito, subito. Ma papà, proprio il giorno del mio matrimonio! Dai, monta! Forza! Giacomino, beh, ma che mi conveni? Che? Sto qua. Pio. Oh, io soffro. Soffro. Ma figliolo, ma fino al punto di buttarti giù da Ponte Milvio. T'ha lasciato.
Chi? Maria Antonia. Come dico, il puttaniere di scudetto come te, il castigatore di tutte le servette che sono venute a lavorare in Italia da 5 anni a sta parte, regolari e clandestine, tutti suicidi per amore. Ma dico, ma dove siamo arrivati? Il mondo alla rovescio, eh? Scappata con lui. Ieri ha vinto 1 miliardo alla lotteria di Agnana. Maria Antonia? No, Sigismondi. Aldolà. Sta a delirare questo. Sigismondi ha vinto 1 miliardo e si è comprato il negozio immediatamente. Non scappare alle Bahamas. Sì, va bene, ma dico, ma ti... No, non fa così. Ma ti risulta se hai comprato il negozio prima, Sigismondi? L'ha comprato. Negozio. Vedo Matti che si ricordi. Sforzati un momentino, con calma, tanto io c'ho tempo, tu c'hai tempo. L'ha comprato? Ah sì. Issa Valciaritta quando tornava sarebbe stata la padrona del negozio. Zattacci. Mio, come sei buona a piangere per me, per il tuo Giacomino. No, come ti devo lasciare adesso, perché al momento mi sposa Glenda, anzi mi sta aspettando sotto con la macchina da sola, buona viola. Io non ci sto, che vergogna. Era destino. Era destino. Fidelli Giacomo. Presente. Ecco, senti. Tutto. Senti. Per il verbale non si può rinviare la prossima volta, perché se vai a stringere non è un suicidio vero e proprio. Io non mi interesso di suicidio. No. Io cerco Pio Brandacci. E lei? Sì, sono io. Come fa a sapere che mi trovavo qua? Me l'ha detto il suo portiere. Non vedo l'ora di dargli la mancia, quello, ma che se fa la faraccia suoi. Deve seguirmi negli uffici. E perché? Polizia tributaria. La polizia tributaria? Devo venire in ufficio qui dell'ospedale o...? No, fuori. Ma io no, non posso, Fiolo. C'ho mia figlia che mi sposa da un momento all'altro. L'hai vista quella macchina lunga, la gara di acchi lunga, con mia figlia dentro, sposata, vestita proprio da cosa? No. Ma non posso. E che si fa? Ma mi sposa da un momento all'altro. Ma con me, lo vedi con me? Vedi se sta bene. Vedi se sta bene. Io... Ma tu guarda... Passato. Te lo so, è un destino. Passate, vado via. Il comandante sta arrivando. Sì, ma che mi deve dire tanto urgente sto comandante? Te lo dirà lui, si accomodi. Non posso aspettare, quanto c'è da aspettare? Se non lo sa, io dovrei stare già in chiesa da tanto tempo. C'è mia figlia che sposa, avranno attaccato senz'altro la marcia anziana. L'urgente che aspetta, le spese che ho avuto, tutto pagato, regolare, perché anche con l'IVA, guardo il pelo su queste cose io. Si accomodi. Si accomodi, ma quando devo stare accomodato? Si accomodi, adesso arriva. Ma è un matrimonio, non è mica una nocciolina così, la dico, la mando domani. Andiamo, vorrà dire che entrerò in chiesa senza padre. Adesso posso andare via? Sì. Oh, grazie. Comunque la multa non gliela toglie nessuno. E vabbè. Sì, tanti auguri. Dici, che di quello c'ho bisogno. E chi se la ascolta, la tornata? Caro Marchese, sono emozionatissima. È la prima volta.
faccio il testimone. Dobbiamo cominciare. E cominciamo senza la sposa. Alle 12 un quarto c'è un funerale, non vorremmo scontrarci con la casta, vero? Ma mi vado a sposare io, vabbè? Vabbè. Sta arrivando la sposa. Aspetta. Ma è sua? Gesù, che è successo? Pio, dove sta? Vai, accompagna tu tua sorella all'altare. Tenga, tenga, tenga il resto. Alto là, fermi. Sto arrivato anch'io. Scansile. Ce l'hai fatta, papà. Con te faccio i conti dopo, adesso non temere. Dopo, dopo, vedrai. Tanti auguri. Ce l'hai fatta da testa mossa, eh? Che è successo? Niente. 30 milioni di multa per mancata emissione di ricevuta fiscale. E per fortuna che al comandante gli ha sposato una figliola un mese fa. Se no, quest'ora stavo in cella di isolamento. Shh. Shh. Non ho visto Giacomo. L'ho visto io. Ah, vabbè. Vuoi tu, Riccardo, prendere la qui presente Glenda come legittima sposa secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Beh, cioè, sì. E vuoi tu, Glenda, prendere il qui presente Riccardo come legittimo sposo secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Grazie, papà. Sì. Datevi la mano. Vi unisco in matrimonio nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Prima di lasciarvi ad Ambrogio Fogar, che ci presenterà l'ultima puntata di Jonathan Estate, vi ricordo che le avventure della famiglia Brandacci continuano domani, sempre alle 20:30, su Italia 1. Tomorrow, wait and see. Tomorrow.